Contro al futuro con la determinazione non soltanto di credere alle nuove idee, quanto di fuggire dalle vecchie. Oggi condivido con voi una storia e un'idea. La mia storia comincia nel 71, sono nato quell'anno ed è stato distribuito commercialmente il videogioco Pong. E quella lì vicino è mia sorella, gioca anche lei con i robot perché le sue bambole stranamente sono tutte rotte. Ero io che prelevavo tutti i meccanismi elettrici, motorini, eccetera, e poi ci facevo i miei esperimenti. A 10 anni ho avuto il primo computer, ZX Spectrum, 48 kilobyte di memoria RAM. E mi sono reso conto però, già a quel primo impatto, che il computer è un'estensione della mente umana, se usato bene, e questo lo stiamo vedendo sempre di più nei nostri giorni, quando già portiamo in tasca un mega computer ormai. Questo è il giorno del mio 17° compleanno, presentavo una festa di paese, facevo il DJ nei locali turistici, windsurf, bodybuilding. Un ragazzo di quell'età non poteva desiderare di più. E 26 dicembre, esattamente 6 mesi dopo, il 26 giugno dell'89, ho avuto un incidente in moto. La moto è bella, dinamica, ma in realtà l'incidente è avvenuto a 45 km orari. Un trattore in una piccola strada, guidato da una persona senza patente, senza assicurazione, me lo sono ritrovato sul lato destro della mia carreggiata, in curva. E andavo così piano che sono riuscito ad infilarmi tra la curva e il trattore, ma dietro aveva un imballatore per il fieno, molto più grande, e quindi mi sono ritrovato il muro in curva. Cosa è successo? Che si sono strappati i nervi del braccio sinistro a causa del casco. Il casco mi ha salvato la vita, però nello stesso tempo, aumentando il peso della testa, ha fatto da elastico in tensione. Il problema del braccio sinistro non l'ho mai vissuto. Fin dal giorno zero è stato praticamente naturale per me fare tutto con una mano, dai lacci delle scarpe, la cravatta, eccetera. Anzi, a 4 mesi dell'incidente e ancora a 17 anni mi sono trasferito da solo a Roma a fare l'università. Passettino indietro. L'incidente è avvenuto mentre facevo gli esami di maturità. Ho fatto gli iscritti in classe e gli orari in ospedale, con tutta la commissione attorno. La mia insegnante di lettere con la lacrimuccia: hai voluto essere originale fino all'ultimo. Il mio problema però è un altro, è un mostro invisibile con cui convivo da 23 anni ormai. Il cervello manda segnali ancora di stimolo e di movimento al braccio, che però sono interrotti a livello del midollo spinale e quindi, come in un cortocircuito, tornano al cervello sotto forma di impulsi di dolore per avvisarlo, come avvisarlo di qualcosa che non va. E questa è una cosa che dura da 23 anni senza un secondo di interruzione. Sono dolori molto forti, anche adesso mentre vi parlo. La sensazione è esattamente di un braccio addormentato, però invece di avere quel formicolio fastidioso, sono come scosse elettriche, tagli, punture di spilli, eccetera. Sono dolori così forti che mi hanno portato a fare circa 17 interventi chirurgici nel tentativo di rimuoverli. Ho avuto l'onore di essere anche un cyborg ante litteram, portando nel mio midollo spinale elettrodi, chip che sarebbero serviti in teoria a ingannare il cervello e dargli quello stimolo che non aveva più dal braccio, ma non sono serviti a niente, hanno solo peggiorato tantissimo le cose. L'ultimo intervento l'ho avuto nel 98, un intervento di 12 ore, che mi ha praticamente piegato in due.
e non è servito a niente. Quindi sono tornato a casa distrutto. Non vedevo, perché con quel tipo di dolore, anche i farmaci, eccetera, ma non mi consentiva neanche di pensare, neanche di parlare. E quindi ho scoperto che se potevo stare un pochino seduto su una sedia, era meglio non guardare la TV ma dedicarsi al computer. E ci sono ritornato da quando ero bambino, diciamo, a questa passione. E quando ho ripreso il computer era appena esploso internet, e quindi la visione precedente che io avevo della macchina computer è cambiata notevolmente, sia a livello di stimolo mentale e sia soprattutto il pensiero magico di essere tutti connessi, di poter condividere delle cose, anche se adesso su Facebook si condividono i gattini, ma passerà anche quello, spero. E da lì allora ho iniziato a lavorare come web designer prevalentemente a casa, e piano piano, diciamo, la mia professionalità è aumentata, si è cresciuta, e nel 2004 ho provato un farmaco che a parità di effetti collaterali, che dava di meno rispetto al precedente, mi dava lo stesso tipo di copertura dal dolore. Tra l'altro, i farmaci che prendo ora mi coprono il 20, quando va bene il 30% del dolore totale, il resto tocca gestirlo a me quotidianamente. E quando ho preso questo farmaco nuovo, il mio cervello è risorto, perché ho ripreso possesso delle mie facoltà mentali. La prima cosa che ho fatto è stata andare a Torino a fare un master, anche se non ero laureato, un master di un anno in digital entertainment, e lì sono salito anche di interesse occupandomi di videogames. Sono andato a Milano a lavorare per una società, l'unica società italiana, diciamo, che sviluppa videogiochi con una distribuzione internazionale. E qui vorrei fare una piccola parentesi per farvi vedere che cos'è un videogioco oggi. È assolutamente cinematografico, e quindi questo ci dà l'opportunità di creare un nuovo medium che è a metà tra la realtà virtuale, la cinematografia e l'interazione. Nel frattempo, siccome la vita non tiene in considerazione se stai bene o se stai male, mia madre ha avuto un tumore al seno e nell'ultimo intervento chirurgico è coinciso il mio con il suo. Quindi a un certo punto io, ricoverato in ospedale, ho chiesto l'utilizzo dell'ambulanza per andare a trovare lei, che era in un altro ospedale. Dopo la sua morte, un anno dopo, sono tornato in Calabria a stare un pochino con mio padre. Lì ho riscoperto tante cose che forse erano quelle da cui ero fuggito da ragazzo, la lentezza della vita, eccetera, e che lì ho riapprezzato. Ho visto però posti stupendi, il giardino del Mediterraneo, però in un'incuria totale, le cose fatte senza amore. E lì ho cominciato a mettere insieme tutto, diciamo, quello che era il bagaglio della mia esperienza, che poi si è approfondito anche con la realtà virtuale, perché ho fatto anche delle considerazioni umane. Noi siamo capaci di queste meraviglie, ma purtroppo anche di queste atrocità che speravamo di aver relegato alle foto in bianco e nero, e invece purtroppo le ritroviamo oggi ancora tra noi. Oggi è anche abbastanza facile fare la critica della società. Abbiamo questa crisi economica in pieno svolgimento, fonti di potere per la maggior parte corrotte, comunque con interessi, conseguenze sul nostro stile di vita che noi non vediamo come reazione immediata, ma la terra li avverte. Tanti movimenti come questi attuali degli indignados. La realtà è che comunque c'è un gruppo di oligarchi finanziari che fa il bello e il cattivo tempo del mondo. Quindi io credo che noi adulti non possiamo cambiare il mondo.
I nostri eroi, quelli che riusciranno a creare questo mondo, saranno loro. Sarà un'intera generazione di problem solvers che riusciranno attraverso i mezzi digitali ad imparare come collaborare, cooperare, però ancora ci troviamo di fronte ad una realtà molto limitata, perché l'insegnamento in tutto il mondo è ancora quello tradizionale, adatto all'epoca industriale, quindi una conoscenza nozionistica, la punizione dell'errore. Ora invece siamo in piena era digitale, lì le barre bianche sono quelle che gli studenti hanno appreso per via tradizionale, sullo stesso argomento un'altra classe che li ha appresi per via digitale, i risultati sono del 40% in più. Con la realtà virtuale invece si aumenta ancora addirittura il 98% della ritenzione degli argomenti, perché cattura, immerge, questa è la parola chiave, l'immersione. Ho scoperto anche perché qualche tempo fa, perché c'è questa parte più antica del nostro cervello, l'amigdala, che contiene gli istinti primordiali dell'uomo. Quando noi ci troviamo in una situazione di stress, quindi può essere anche di interrogazione scolastica, il cervello va nel panico e sceglie il fight or flight, cioè se combattere o fuggire. E in quel momento tutti quelli che sono gli stimoli neurologici vanno persi. Noi abbiamo anche una cultura stupenda che tutti nel mondo utilizzano per produrre delle opere interattive, cinematografiche, di altissimo valore, e noi invece le deprezziamo quasi, non ce ne rendiamo neanche conto. E allora la mia idea è di reagire alla crisi economica attraverso il cultural entertainment. È una mia definizione che non è quella di virtual heritage, cioè di conservazione dei beni culturali, ma è renderli a vivi attraverso personaggi olografici, attraverso dei percorsi di storie, e di reagire a quello che è l'insegnamento tradizionale con tutta una serie di nuovi strumenti che sono gli studi sul cervello, nuove metodologie pedagogiche che tengono in conto l'adattamento anche che il nostro cervello sta avendo, perché noi adesso abbiamo sviluppato molto di più un'intelligenza visuale, abbiamo sviluppato il multitasking, però per contro ci dà una soglia di attenzione molto più bassa, non riusciamo a concentrarci per molto tempo sulla stessa cosa. Quindi è importante. Io tutto questo l'ho realizzato e l'ho concettualizzato in un progetto di parco tecnologico, un parco totalmente dedicato a questo tipo di tecnologie, in cui si usano non solo per insegnare, ma anche per fare business, perché questo tipo di tecnologie può essere applicato in qualsiasi campo dell'attività umana, medicina, difesa, intrattenimento, educazione. Il video è molto bello, però dura tanto, insomma, ci sono tantissimi esempi di come si può utilizzare questa tecnologia. E non vuole essere concentrato solo su quel tipo di tecnologia, ma anche su quella che viene definita la singolarità, cioè il fatto che in questo momento c'è un'accelerazione della conoscenza e che ci sono dei campi particolari come la bioingegneria, le neurotecnologie, che da un momento all'altro potrebbero darci dei risultati incredibili che possono cambiare il destino dell'essere umano e di cui noi non possiamo prevedere assolutamente nulla. Quindi il futuro si basa su due cose. Uno è quella di cercare di prepararci cognitivamente e due è quello di agire per modificarlo in prima persona. Più si agisce e più c'è la probabilità che quel futuro diventi una realtà. Questa è un'attrazione che ho realizzato sempre concettualmente per i ragazzi delle scuole primarie e secondarie, in cui praticamente hanno una narrativa che li porta alla colonizzazione di un altro pianeta, simile alla Terra, dove loro però devono reinventare completamente il modo in cui noi viviamo, cioè il modo in cui si lavora, il modo in cui si punisce o comunque si tratta chi commette crimini, visione diciamo derivata dalla loro interazione, per poi magari portare questi risultati ad organismi transnazionali come la Comunità Europea o l'ONU e fargli vedere le soluzioni che anche abbastanza
non solo ingegnose, ma anche molto naturali, diciamo, che hanno i ragazzi. Io vorrei partecipare al TED Prize 2014, che si aprirà ad aprile del 2013, con questa proposta di coordinare un'azione globale per riformare l'educazione dei ragazzi e prepararli al futuro. Grazie.